ma non è che abbiamo dimenticato, perché nell'insieme delle cose che ci sono da dire, a volte alcune vengono prima, alcune vengono dopo. Comune, Camera di Commercio, APT hanno sottoscritto un protocollo per fare di Matera la città faro del turismo di Basilicata. Sottoscritto questa ipotesi, che era nota a tout le monde, si è preso atto che se Matera tira, tira la Basilicata, e quindi la vetrina che qui abbiamo concepito, dopo la cripta del peccato originale, è il secondo punto importante, questo benedettino, perché questo era il monastero benedettino, anzi la seconda tappa delle benedettine, la prima le Malve, la seconda questa, la terza l'istituto di restauro su, che è il convento. Dentro questo concetto qui, cosa ci sta? Ci sta l'info point all'aeroporto di Bari, gestito insieme, quindi buongiorno, siete a 60 km dalla Basilicata, ci sono le seguenti cose, e questo è il primo atto. Ed è la teoria secondo la quale in verità l'aeroporto di Palese è equidistante tra Bari e Matera. Vediamolo così, tanto più che ormai il raddoppio della strada per diversi chilometri rende la percorrenza nel quadro delle percorrenze medie europee. L'aeroporto di Bari ha aperto alcune tratte dirette tra Bari e il nord Europa, repubbliche balcaniche comprese, i russi, i famosi russi, i russi quelli, Che mangiano i bambini, oh, i comunisti. possono venire qui a mangiare il pane di Matera e quant'altro. Quindi da Si questo punto di saziano vista ed evitano. evitano di mangiare, che non sta Troppe bene, non proteine. sta bene, non sta bene. Sono vegetariani qui, quasi tutti. Quindi da questo punto di vista, questo passaggio qui segna questo risultato. Segna quello che è stato detto, quella parola obissis, io metto a quella parola lì, segna un terzo punto, che è quanto diceva il nuovo neopresidente del parco, c'è la possibilità di creare, si può dire un piano di impresa, una parola che diciamo in qua, oh, un piano di valorizzazione sostenibile di questo bene, che è il problema che sta dietro a tutti i ragionamenti di come fare diventare un bene, sia un patrimonio per l'umanità anche futura, ma anche di sostenerlo economicamente, mantenerlo, promuoverlo, farlo fruire. Infine, un altro punto che volevo mettere in luce è questo, è il programma di sviluppo possibile da fare, e questo sì, in un contesto, anche questa è una parola che non bisogna, è omissis, di promozione di questa città in termini di capitale europea. Quindi, da questo punto di vista, mi pare che il lavoro fatto, che il sindaco con molto pudore devo dire non dice, ma che però è bene non omettere, anche di relazioni diplomatiche, perché poi Cavour, se riuscì a fare l'Italia unita, non era solo per, diciamo, la nostra ambasciatrice presso il re, diciamo, francese, che pure ebbe un'influenza storica rilevante. Un'antenata di Maria. Ma fu anche per C'aveva la argomenti capacità simpatici di, la dottoressa. aveva argomenti convincenti, si dice, convincenti, però riuscì in qualche modo anche a stabilire alleanze. Questa sede qui, nell'ambito di quello che è il filone religioso che ci ricorda, ci potrebbe fare sostenere anche da scelte, diciamo, della Chiesa in questi termini. Quindi il prossimo messaggio che lanceremo tutti insieme a PT, Camera di Commercio, Comune, e a Monsignore di esserci qui dentro e di essere a recuperare anche il senso del messaggio religioso che qui promane. Perché posso nominare Raffaello De Ruggeri? Certo, anzi, Certamente. giustifica la sua assenza. Le pietre parlano. Le pietre parlano e queste pietre parlano E ancora di noi più. siamo grati a lui e a coloro i quali hanno tenuto in piedi questo messaggio. Quindi l'altro elemento, non a caso da rilanciare, questo, ed è il filone del rapporto tra cultura privata, eccetera. Quindi grazie alla macchia che ha inteso intelligentemente l'opportunità che ha il privato a investire insieme.
non mettendosi come è naturale in Matera contro, ma a favore, questo è un altro elemento nuovo, un privato che è a favore del pubblico per lo sviluppo di un bene pubblico, è un elemento di cui io devo dare atto volentieri. Normalmente invece l'abbiamo sempre, come sta? Come? Ed è naturale, no, non è più naturale, deve essere a favore, siamo insieme. Allora la dico la parola, questa è sinergia. Ah, finalmente.